Sicuramente una predisposizione all'uso dei computer e una grande predisposizione al rapporto con il pubblico. Questo è un mestiere che si impara sul campo. Di sicuro mi sento di consigliare un percorso che è quello scolastico negli istituti turistici, che si può poi proseguire con le lauree sul turismo. Quello è un percorso importante perché si cresce con la mentalità legata a quello che è il mondo del turismo. Sicuramente alla base c'è la vendita di un prodotto, che è quello lì turistico. Dietro la vendita c'è la creazione dello stesso, dietro la creazione del prodotto c'è sicuramente la maturazione di rapporti commerciali importanti e di una continua crescita e di una continua informazione e scoperta di quello che sono le realtà nuove che si abbinano poi al turismo classico. Il mondo del turismo è ampio e offre tantissime possibilità. La stessa vendita delle agenzie di viaggi si divide in outgoing e incoming. Perciò ci dividiamo in agenzie di viaggi che fanno partire gli italiani all'estero e in agenzie che accolgono lo straniero sul territorio. Il turismo poi si allarga secondo la filiera e perciò si trovano anche occupazioni dentro tour operator. Si può essere dei banconisti, dei commerciali, degli specializzati nei vari settori in funzione alle destinazioni. Perciò è una torta abbastanza grande. Le difficoltà sicuramente sono innanzitutto individuali. È un lavoro che richiede molto tempo e molta disponibilità e molto sacrificio. I primi anni possono spaventare, ma in realtà poi è anche un lavoro che ti permette di girare, di scoprire il mondo e di rapportarsi a tante persone che comunque lavorano in un ambiente gioioso. Una delle difficoltà più grandi oggi è legata all'avvento di tutto quello che è la vendita via internet dei nostri prodotti, che personalmente però non reputo una difficoltà, ma reputo una opportunità, perché ci ha permesso di lavorare in modo differente. Sta all'individuo cogliere questa sottile differenza e sfruttarla a suo favore. Nonostante l'attuale situazione sociopolitica non sia delle migliori, le prospettive per il nostro settore sono in realtà importanti e positive. È un settore in crescita, incredibilmente in crescita. Grazie ai social si sono aperte nuove figure che danno lavoro, dai travel blogger ai travel designer, agli influencer stessi che possono occupare un buon posto appunto nel nostro settore. C'è una grandissima crescita a livello di incoming. L'outgoing funziona sempre perché la filiera si sta rafforzando, i nostri contratti sono sempre migliori, le possibilità di occupazione sono ampissime.